Ebbene sì, l'ex presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è libero. La scarcerazione dell'ex leader di 74 anni è avvenuta intorno alle 17 di venerdì ultimo scorso, a seguito della decisione della Giustizia federale del Paraná, dopo 18 mesi di carcere. Lula scontava infatti dall'aprile del 2018 una condanna a 8 mesi e 10 mesi per corruzione e riciclaggio di denaro. Ad accogliere l'ex presidente fuori dal carcere una marea rossa di attivisti di sinistra. La sentenza segue la decisione della Corte Suprema brasiliana, che ha stabilito che le manette non possono scattare prima che siano stati espressi tutti i ricorsi di giudizio. Il giudice brasiliano Danilo Pereira Jr. del Tribunale Penale Federale di Curitiba ha accolto infatti la richiesta della difesa dell'ex presidente per la sua scarcerazione e lo ha autorizzato a lasciare la prigione di Curitiba, dove stava scontando la sua pena. Pereira Jr. sta sostituendo Carolina Lebbos, alla quale si erano rivolti i legali dell'ex capo dello Stato, subito dopo la decisione presa la notte scorsa dalla Corte Suprema, che per 6 voti favorevoli e 5 contrari ha modificato la propria giurisprudenza, che era stata consolidata in 2 processi nel 2016 e nel 2018, stabilendo così che un imputato possa essere privato della libertà solo dopo aver esaurito tutti i ricorsi possibili. L'ex presidente operaio è già stato condannato in 3 ricorsi nel caso del cosiddetto triplex di Guarujá, ma può ancora ricorrere ancora alla Corte Suprema. In questo senso, quindi, Lula è rientrato a pieno titolo nella situazione contemplata ieri dal giudice del massimo tribunale brasiliano. La prima cosa che ha detto di voler fare uscito dal carcere è risposarsi. Ancora amatissimo dai brasiliani, lo aveva fatto sapere a maggio scorso, quando era ancora lontana la sentenza della Corte Suprema. La futura sposa sarebbe, secondo quanto riporta il settimanale Epoca, Rosângela da Silva, una sociologa quarantenne. L'ex presidente brasiliano è oggi un'icona nella sinistra del paese, guidato da Jair Bolsonaro. È forse l'uomo più temuto dall'attuale capo dello Stato. Le 2 condanne per corruzione e riciclaggio, una a 8 anni e l'altra a 12, non sono bastate a far dimenticare ai brasiliani in cui Lula, nomignolo che utilizzava fin da quando era sindacalista, ha guidato la più grande potenza dell'America Latina dal 2003 al 2010. Lula era stato condannato in secondo grado, tra l'altro, per aver ricevuto dalla società di costruzione OAS tangenti per 3,7 milioni di reais, che la società utilizzò per ristrutturargli un appartamento di lusso sulla spiaggia di Guarujá, nello stato di San Paolo. In cambio, Lula favorì la società in 3 contratti con la compagnia petrolifera statale Petrobras. Sempre al riguardo, nel febbraio di quest'anno, l'ex presidente è stato anche condannato in primo grado dal giudice sostituto Gabriela Hard per corruzione e riciclaggio di denaro per aver ricevuto tangenti rinnovando un proprio sito ad Atibaia, sempre nello stato di San Paolo. In questo processo la sanzione, appunto, è stata di 12 anni e 11 mesi. L'ex presidente risponde ad altri 6 casi. Ed è stato il primo ex presidente del Brasile condannato per un crimine comune. L'ex presidente Lula è partito nel tardo pomeriggio dalla prigione di Curitiba ed è salito sul podio per parlare con circa 200 militanti presenti sul posto. Per 580 giorni gridavano: "Buongiorno Lula, buon pomeriggio Lula, buonanotte Lula". Non importa se pioveva, se c'erano 40 gradi o 0 gradi. Ogni singolo giorno era il cibo della democrazia, ha detto Lula.